nostra città è sotto attacco. Questa mattina sono rimasti uccisi centinaia di pendolari e ferrovieri. Le voci a proposito di un attacco terroristico sono state confermate. Guerra tra bande in aumento a causa di gruppi come i somali. Non abbiamo ancora visto la C0, la nuova unità antisommossa. Ogni agente C0 è un militare a tutti gli effetti. La stazione di polizia di Homestead è attaccata dai terroristi. Fra poco sapremo di più e vi riferiremo le ultime notizie. E buon pomeriggio a tutti, bella gente. E soprattutto buona domenica e benvenuti in questa nuovissima puntata dello Zio Lord. Come state ragazzi, tutto bene? Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che non sono l'unico essere là, ma c'è tanta bella gente simpatica. Abbiamo il nostro Roger Steele con Disney Atto, il nostro Nolan che ci porta il Reggio con Zelda, Gat Babau con The Last of Us 2, la mamma di Switch che ci delizierà con una sua bellissima lacrima, la nostra bella Romy che ci porta a Legacy of Kai su PlayStation 2, il nostro Grey 92 con Octave Sleep, Nori Sava con i vari giochi Retro Games, Vatnat con Valorant, Insecto con il Retro Games, Black Jack con Annie, il nostro Francesco Lobato con Gears of War 2 su Xbox 360. Un altro appello, controlliamo. Intanto preparo tutto. No, stiamo solo... Allora ragazzi, oggi prima di portare The Last of Us stasera ho deciso di portare un altro bel titolone, una perla delle perle del ciclo Action Movie. Per la precisione parliamo di Urban Cat, squadra antisommossa, o con il titolo originale Remnant. Questo gioco si può dire che assomiglia un po' al suo predecessore, però non appartiene a quella categoria. Il titolo è uguale, questo è vero, però è tutto più moderno. Urban Chaos è stato uno dei tanti ultimi titoli usciti su PlayStation 2. Io ho avuto la possibilità di aver giocato la demo tramite Hitman. Il gioco è ambientato nei giorni nostri, in una città americana, direi più Los Angeles in effetti. Una città sconvolta dalla terribile guerra urbana tra bande. E come avete visto nell'introduzione, avremo a che fare con i Clonami, un gruppo terroristico ben armato e organizzato che sta assaltando la città, conquistando man mano i vari territori. Noi impersoneremo Nick Mason, un agente della T0, un'unità speciale della polizia con un compito molto particolare: fermare la minaccia con qualsiasi mezzo. Possiamo scegliere tra le varie difficoltà: recluta, che sarebbe facile ed è normale, o elite, che sarebbe difficile. Non mi ricordo perché l'ho fatto tempo fa. Infatti l'ho finito con tutte le varie modalità: recluta, veterano ed elite. Qui il TG di Canale 7. Qui la New York per il TG di Canale 7. La nostra città è sotto attacco. Alle 5 di stamane un'esplosione ha colpito la stazione Grand Plaza. Sono rimasti uccisi centinaia di pendolari e ferrovieri. I feriti sono ancora più numerosi. Le voci di un attacco terroristico sono state confermate. Due gruppi fondamentalisti del Medio Oriente rivendicano l'attentato di stamattina.
In una riunione di emergenza, i rappresentanti del governo hanno approvato il coprifuoco e determinato alcune zone della città che verranno bloccate. La guerra tra bande è in aumento a causa di gruppi come i piromani. Questa banda ormai conta 200 membri e continua a crescere. Non abbiamo ancora visto la T0, la nuova unità antisommossa. Però un portavoce militare ci ha rivelato che è pronta a entrare in azione oggi stesso. Ogni agente T0 è un militare a tutti gli effetti e dispone di armi avanzate, compresa la discussa pistola RP0. Come sapete, la T0 non è ben vista dal pubblico. Molti pensano che sia solamente una campagna per promuovere l'immagine del sindaco. Ci riferiscono in questo momento che la stazione di polizia di Hope Street è attaccata dai terroristi. Attualmente la T0 è di stanza proprio lì. Sarà il suo battesimo del fuoco. Tra poco sapremo di più e vi riferiremo le ultime notizie. Qui Canale 7, primi a darvi le notizie. Ecco qua, ricarica extra pistola con due medaglie. Tu sei Nick Meso, tornato in città per entrare. A tutte le unità, la T0 è sul fondo. Mantenete le posizioni finché non vi raggiunge. Questa sì che è tolleranza zero. Avanti. Mamma mia, che entrata, eh! Ecco qua, questo è l'elenco degli obiettivi. Obiettivi speciali per sbloccare tutti. Agente non letale, tiratore scelto, superstite. Superstite che non devo usare nessun checkpoint. Detecti che devo raccogliere 5 maschere e poi arrestare il capobanda senza non ucciderlo, ragazzi. Abbiamo un importante membro delle truppe. Un bastardo di nome Stasi. Sembra che lo ricordi. Bravo, Mason. Sapevo che saresti stato un ottimo agente della T0. Entra nella stanza e prendi uno scudo. La T0 è qui per ripulire la città. Scudo ti aiuterà a restare vivo, quindi ricordati bene di usarlo. In dotazione hai anche uno storditore che potrai usare per catturare vivi alcuni di quei bastardi e per tenerli a bada quando serve. Serve altro. Centrale, serve un pompiere per l'agente Mason. Ti servirà tutto per entrare nell'edificio principale. Va bene. IF3, mi serve assistenza per l'agente Mason. Un pompiere dovrebbe raggiungerlo nel parcheggio esterno. Vida Johnson della VF13. Torna di sopra, Mason. Sono arrivato. C'è un pompiere che ti aspetta. Guardate qua.
possiamo usare tutte le armi. Molotov. Cioè, in pratica, tutto estremo, non c'è regola, non c'è niente. È un misto tra Robocop, Detroit, insomma, un po' di tutto. Qui, presto! Mi hanno detto di rivolgermi all'agente Mason. E tu? Beh, avanti, laggiù c'è una porta. La sfonderò, così potrai entrare. Coprimi le spalle. Unità 41, abbiamo un 10-13 all'angolo tra offensive e main. Centrale, qui unità 15. Sono bloccato nell'inside. Chiedo assistenza rapida. Che calco. Là dentro c'è un altro di quei bastardi delle bande. Fallo fuori. Prendi, merdoso. E vuoi anche... Grazie. Sei della T-Zero, sì? Fantastico. Chissà che dovrò ubbidire ai tuoi ordini. La porta laggiù è bloccata, ma credo di poterla sfondare. Quando pensi che non ci siano rischi, dammi l'ordine e la aprirò. Va bene! Ehi, che buio! Hai una torcia? Allora usala. Dovremmo riuscire a isolare la zona. Io aziono questa valvola. Tu fai il giro e passa dall'altra parte a cercarne un'altra. Sfrutta lo scudo per superare le fiamme. Esserci una valvola qui da qualche parte. Ok, giro la mia. Ottimo. Allenati ancora un po' e ti offrirò un lavoro nella mia squadra. Andiamo. Procedo. Bene. È un piacere lavorare con te, Mason. Io torno all'ingresso. Tu vai avanti. Mason, sei richiesto nello spogliatoio. Ecco qui i rinforzi. Tu chi sei? Oh, sei della T-Zero. Che piacere vederti. Sono Jane. Jane Delaney. Se ti serve assistenza medica, raggiungi me o un altro paramedico. Serve aiuto? Va bene, ecco fatto. Ho altri due qui. Qui ci sono altri feriti. Occhi aperti. Possono arrivare a qualsiasi parte. Serve altro personale medico allo spogliatoio. Non preoccuparti. T-Zero, procedete verso il blocco delle celle. La via più rapida passa per la recente. Ricarico! Perfetto.
le celle! Meso, il capobanda deve essere catturato vivo. Questa zona è molto ben difesa. Abbiamo contato numerosi sospetti, tra cui un potenziale capobanda che si è barricato. Proteggiti con lo scudo. Dobbiamo catturare vivo il capobanda, quindi usa lo scudo e avvicinati prima di stordirlo. Dobbiamo cercare di catturare vivi i capibanda per interrogarli e scoprire i loro piani. T'ho preso. Muoviamoci. Non ricorrere alla porta, ripeto, non ricorrere alla porta. Con te, ti brucerò la famiglia. Copertura! Dobbiamo cercare di catturare vivi i capibanda per interrogarli e scoprire i loro piani. Lento! Porco pipone. Ricordati, usa lo scudo per avvicinarti e poi lo sorditore. Ricordati, usa lo scudo per avvicinarti e poi lo sorditore. Bravo, Mason. Cercheremo di scoprire da quel tipo le intenzioni delle bande. Ottimo, ma quel tizio ci serviva vivo. Quando arresti un capobanda, scopriamo le loro intenzioni. Ehi, vieni qui. Che piacere vederti. Ascolta, Esteves sta tenendo il mio compagno in ostaggio. Ho un altro agente che sta cercando di farlo ragionare, ma la vedo male. Quando ci sono ostaggi, ti conviene usare l'arma da fianco. È più preciso. Adesso ti fotto io. Ti taglierò la gola. Cazzo, non mi prenderà! E andrò da qui. E quando l'avrò fatto, fotteremo la città. Fuck you, Frank! È morto, cazzo! Sparagli ora! Sta ricaricando! Non far fuggire questo bastardo! Così. Guarda, si sta ritirando. Torna indietro! Se ti avvicini troppo, oppure se il sospetto si spaventa, è facile che uccida l'ostaggio. Se finisci il colpiccio... Quei bastardi arrivano. Sparagli ora! Smettila! Mannaggia. Devo stare attento, se sbaglio lo uccido. Per fortuna non posso sparare. Sparagli ora! Salvami! Possono arrivare da qualsiasi parte. Visto nessuno affrontare una situazione con ostaggi in quel modo. Mi hai salvato la vita, amico. Ottimo lavoro, Mason. Interrogherò personalmente il capobanda che hai catturato. Spero che si lasci sfuggire qualche informazione utile per fermare quei bastardi. Ok, voglio subito una squadra investigativa. Ti voglio al rapporto in salone. Avanti, non abbiamo tutto il giorno. Sally Taylor, in diretta dalla stazione di polizia di Hope Street. Secondo i testimoni oculari, stamattina l'edificio è stato attaccato da centinaia di maniaci omicidi. Come sapete, oggi è stato il primo giorno di servizio attivo della T0, la nuova divisione antibande creata dal sindaco. C'è un nesso tra i due eventi? Nessuno lo sa con certezza.
Sappiamo però che l'assalto è terminato quando un agente della T-Zero ha salvato la vita di un poliziotto tenuto in ostaggio da un certo Carl Esteves. Per il momento la polizia rifiuta di rivelare informazioni su Esteves o sull'agente che ha risolto la situazione. Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi. Ora cedo la parola a Lani in studio. Allora mi ricordavo che la modalità elicottero. Hai sbloccato l'emergenza? Centro! Hai sbloccato una ricarica extra per pistola. Hai sbloccato lo scudo MK2. Just like a man. Mason, abbiamo un'emergenza. Un ricevitore scoperto su uno dei membri della banda ha confermato la notizia che un VIP di importanza vitale per la città, la cui identità è segreta, si trova in ostaggio qui. Solo la T-Zero può intervenire e dovrai andare da solo. Durante la missione avrai accesso a un prototipo non approvato di arma T-Zero. Se avrai successo, la burocrazia si smuoverà e potrai usare l'arma quando vorrai. Stai in guardia, Mason. Chi è? Fuori, porco! Mo sarà una bella scampagnata. Che qui saremo da soli, non avremo l'appoggio di nessuno. Ascolta, Mason, hai poco tempo per trovare il funzionario prima che Gugis scopra che siamo spariti. Vieni qui! È 8. Adesso no. Wow, ma ha beccato. Muori. Ascolta, Mason, hai poco tempo per trovare il funzionario prima che Gugis scopra che siamo spariti. Tu morirai. Prendi. Ti sistemo io.
adesso no. Sono 10. Sei qui? Vieni qui. Opla. Lo salvo anche qua. Mamma mia ragazzi, non immaginate quante ore che passavo.
strano, e poi l'ho fatto in tempo. Solo la maschera non ho provato. Ah, vedendo posso comunque ricominciare. Hai sbloccato il fucile a pompa MK1. Hai sbloccato un potenziamento della pistola. Hai sbloccato la corazza T0MK1. Hai sbloccato le granate fumogene. Ho sbloccato proprio un arsenale. Poi trovo di sbloccare anche quest'altra parte qua. Just like a man. Qui il TG di Canale 7. Qui la New York per il TG di Canale 7. Ad oggi l'attacco delle bande è stato uno dei peggiori. Il mese scorso la stazione di polizia di Hope Street ha resistito a un assalto senza quartiere. La T-Zero ha aiutato gli agenti a difenderla e ha effettuato molti dei 56 arresti fatti. Estevez, uno dei capi più famosi della banda, è stato ucciso. Il Comitato di Difesa Civile ha confermato che i recenti attacchi delle bande sono organizzati e coordinati. Le indagini di polizia sulle bande e sui loro membri sono protette dal segreto. Non è trapelato niente sulla loro identità e sui loro obiettivi. Comunque è chiaro che hanno una missione da compiere. Molte grandi aziende stanno collaborando con la polizia, segnalando gli impiegati o i comportamenti sospetti. Si tratta del gigante della contabilità PPS, dell'agenzia di trasporti Shiftit e del colosso energetico Shiny Energy. Finora sono stati effettuati 34 arresti grazie alle loro denunce. Molti dipendenti sono sotto inchiesta dopo il ritrovamento di armi fatte in casa nelle strutture aziendali. Se sospettate che qualcuno faccia parte di una banda, contattate il dipartimento di polizia. Intanto la nuova unità antisommossa T0 si è comportata abbastanza bene. In un solo mese ha eseguito più di 90 arresti relativi alle bande. Il mese scorso sono finite in prigione oltre 200 persone associate alle bande. È la più grossa retata dal 2002. Nick Mason, un agente della T-Zero, è stato soprannominato l'angelo di Hope Street dalla polizia per aver difeso la stazione. Comunque l'opinione pubblica è ancora divisa sulla T-Zero. Molti pensano che non valga il suo altissimo costo. Nel frattempo sono stati attaccati i canali del Southside. La polizia ha isolato e sfollato la zona, ma alcune squadre di agenti e di medici sono intrappolate.
Pare che siano state attirate da telefonate fasulle. La T-Zero si sta dirigendo sul posto. L'elicottero di Canale 7 è già arrivato e conferma che sono stati presi degli ostaggi. Tra poco vi riferiremo gli ultimi sviluppi. Qui Canale 7, primi a darvi le notizie. Ostaggi serve sangue freddo e pazienza. Aspetta il momento giusto per sparare, non c'è troppo aiuto allo scudo. Ecco qui. Stiamo per afferrare. Che piacere rivederti, medico. La squadra medica è bloccata in quel posto infernale. Farei meglio a trovarla, in fretta. Ok. Allora, fammi contare una cosa di obiettivi. Vedete, mo sono aumentati, 20 e cose, ok. Una sciocchezza. La pistola, mamma mia, faccio proprio dei bei centri, eh. E più che quando sblocco. Ti sistemo io. Quando sbloccherò anche il fucile d'assalto. Ecco la tappa, perfetto. Sapete che faccio? Visto che c'è un obiettivo, io lo salverò qui vicino al checkpoint. Indietro tu! Altri 10, poi mi posso scatenare. Sto girando intorno al primo magazzino. Sembra che sia pieno di membri delle bande. Aspetta che attivo la visione termica. Ok, vedo diverse fonti termiche. Una forse appartiene all'altro medico. Nick, sei in un posto di attività delle bande. Forse nei tuoi prezzi c'è un capo banda. Ricordati che devi cercare di prenderlo vivo.
ancora, dottoressa Mori. Prendi merda! Sta bene. Grazie a Dio. Nick, è bello rivederti. Parlavano di un magazzino nei dintorni. Forse dovremmo dare un'occhiata. L'uomo che ha chiamato deve essere ancora in pericolo. Serve aiuto. Ti rimetterai presto, capito? Nick, ricorda che sono disarmata. Se qualcuno mi attacca, avrò bisogno del tuo aiuto. Ovvio, per questo che stavo pure qua. Se vedi qualche minaccia, dimmi di mettermi al riparo. Cercherò di stare nascosto il più possibile, ma la mia sicurezza dipende da te. Capito? Allora. Ricordati che posso curare anche te. Mi riparo. Vai avanti per sicurezza, si controlla un po'. In arrivo. Mi ricordavo che funziona anche a distanza qua. Presto, dimmi quando posso andare a curarlo. Sta morendo. Qui è Tete Alvarez. Ma meno male che avevo salvato. Se vedi qualche minaccia, dimmi di mettermi al riparo. Cercherò di stare nascosto il più possibile, ma la mia sicurezza dipende da te. Capito? Ricordati che posso curare anche te. Mi riparo. Aiuto! Eccolo, presto, dobbiamo aiutarlo. Dimmi come posso avvicinarmi per curarlo senza correre lì. Ottima mira. Guarda.
questo poveretto è conciato male. Mason, tieni d'occhio ed intorno mentre lo curi. Sto entrando nel magazzino per fornire assistenza a Mason. Essere laggiù, da qualche parte. Ehi, credo ti servano cure mediche. Va bene, ecco fatto. Rimane un solo kit medico. Grazie. Ora mi posso scatenare con lui. Centrale, la T0 ha reso sicuro i vicoli. Seguo la gente nel magazzino. Ok, unità 13. A tutte le unità. Al Forester sta fornendo copertura alla T0. Sono entrati nel magazzino e stanno cercando un secondo civile. Sai quel tizio della T0? Resto con te finché non saremo al sicuro. I bastardi hanno tolto la corrente. Dovrei riuscire a riattivarla nel deposito del sotterraneo.
Ti avevo detto che devo riattivare la corrente. Il comando si trova nel sotterraneo. Ok, vieni. Sistema, poi ci penso io. Ok, la corrente c'è. Le sale cinesche dovrebbero funzionare. Torno in ufficio aspettando i rinforzi. Forse vali davvero quanto mi costi in tasse. Qui è l'elicottero della T0. Nel magazzino è tornata la corrente. Sembra che Mason ce l'abbia fatta. Bel lavoro, Mason. Hai liberato il magazzino. Ora torna dalla dottoressa Delaney nel vicolo all'esterno. Agente Forrester, resto del magazzino per mantenerne il controllo. Perfetto. Bel lavoro, Mason. Che abbiamo anche sbloccato il prossimo obiettivo. Un'altra ambulanza per quando questo casino sarà finito. Arriverà a momento. Sally Taylor in diretta per il TG di Canale 7. Sono sul ponte di Saunders Street, da cui posso vedere il luogo dove stamattina Nick Mason della T0 ha salvato due operai dagli attacchi della banda dei piromani. Abbiamo saputo che durante l'operazione sono state attaccate due dottoresse, ma anche loro sono state salvate da Mason. Vi dirò che questo spettacolo suscita emozioni contrastanti. Da una parte, i residenti locali si lamentano delle manovre militari e della distruzione di proprietà private. Dall'altra parte, molti lodano questi interventi, il sindaco e soprattutto l'agente Mason. Credo che dovremo aspettare ancora un po' per capire meglio l'impatto della T0 sulla città. Per ora, comunque, dopo solo poche settimane di servizio attivo, la T0 sta facendo una grossa differenza. La parola a Lani in studio. Allora, proiettili subiti 3, respinti 68, oggetti lanciati 1 su 5, no? Hai sbloccato l'emergenza Southside. Hai sbloccato lo storditore MK2. Hai sbloccato le granate AS. Hai sbloccato una ricarica extra per pistola. Mason, abbiamo un'altra emergenza. Il PD ha scoperto su un membro della banda. Ha confermato la notizia che un VIP di importanza vitale per la città, la cui identità è segreta, si trova in ostaggio qui. Anche stavolta solo la T0 può intervenire e dovrai andare da solo. Avrai accesso a un prototipo non approvato di arma T0. Se avrai successo, potrai usare l'arma in tutte le missioni future. Una fortuna, Mason. Eccolo qua, il fucile d'assalto. Ok,
in effetti qua facciamo missioni che non sono... Ho tutto meno, ti ammazzerò! Vai morire! Serve anche fuori, Mesa! Quando avrà finita... Quando avrà finita con te la città sarà nostra! Cacciami, proprio qua sotto la mezzi qui. Cerchi grane. Morirà quando avrò finito. Brucerò la famiglia. Adesso ti fotto io. Cerrará.
E sono 10. Allora faccio qua un salvataggio così sto tranquillo. Ragazzi, scusatemi solo un secondo. Eccomi qua di nuovo, ragazzi. Sempre per via delle maschere. Ti sistemo io! Nessuno servirà la tua mancanza! Muori in mezzo! In zero! Mi sposto! Quando ho finito con te, ti brucerà!
che avevo salvato qui. Ora mi posso scatenare perché tanto ho visto quello che stavo chiamando. Grazierà per questo, ci penserò io. Che è 26. E in 10 secondi mi mancavano alla fine. Sono stato veloce, eh. Hai sbloccato il fucile d'assalto MK1. Hai sbloccato un potenziamento del fucile a pompa. Hai sbloccato il portagranate. Qui il TG di Canale 7. Qui la New York per il TG di Canale 7. Il mese scorso le bande hanno attaccato i canali del Southside. In un terribile assalto, i piromani hanno invaso la zona uccidendo molti innocenti e prendendo civili e paramedici in ostaggio. Proprio mentre la T-Zero è in lotta, il suo capo deve affrontare un'altra minaccia. Il sergente Adam Wolf è stato accusato di torturare i membri delle bande. L'attivista civile Gabe Pipps esige un'inchiesta immediata. Nel frattempo, il sindaco John Wyatt è criticato per non aver ridotto l'attività delle bande. In una conferenza stampa aveva promesso di risolvere la situazione oltre 2 mesi fa. Gli è stato detto che se non interverrà in fretta, verranno inviati i militari per proteggere i civili che stanno abbandonando le case in numero sempre crescente. Durante un evento organizzato dalla Shift It, molte grandi aziende hanno donato somme record alla città. Per la T-Zero sono stati raccolti quasi 2 milioni di dollari.
Secondo i sondaggi, però, la T-Zero è ancora mal vista. Le bande hanno appena lanciato un altro grave attacco. Pare che in centro siano esplose delle bombe incendiarie. Sono crollati parecchi edifici e molte persone si trovano intrappolate tra le fiamme e le bande. Le squadre di emergenza sono appena arrivate e la T-Zero è in movimento. La polizia chiede ai cittadini di stare lontani dal centro. Tra poco sapremo gli sviluppi. Qui Canale 7, primi a darvi le notizie. Tempismo. Due dei miei uomini sono nei vicoli. Ho bisogno di te. Elimina i bastardi che lanciano Molotov. Così posso spegnere le fiamme e farti entrare nei vicoli. Anzi, anche la nostra bella Karimaka ha appena iniziato la live. Cosa stai aspettando? Hey, Nick, è un piacere. Ti ho insegnato a usare la tua maledetta arma. Quando pensiamo di avere l'attacco sotto controllo, ne arrivano altri. Non preoccuparti, ti rimetterai. Presto, elimina quei due bastardi! Noia, Mesa! Hai distrutto la testa! Bravo! Ora cerca i miei ragazzi. Qua che sequenze, mamma mia.
caso dove saltare. Pronto! Spara triangolo quadrato. Va bene, Mason! Procedo! Arrivo! Procedo! Ascolta, qui c'è molto fumo e avrai bisogno di aiuto. Prendi questo termorespiratore. È il sistema di visione termica e di protezione usato dal Dipartimento dei Pompieri. Comunque, noi lo chiamiamo termorespiratore. Puoi usarlo per trovare le persone e ti aiuterà a muoverti in questo inferno. Nick, sono Jane. Sto lasciando la zona. Raggiungo il tetto per fornire assistenza medica. Se ti servono cure mediche, torna qui tu. Altrimenti buona fortuna e ci vediamo sul tetto. Ordine eseguito. Crepa, spero.
davvero poco. Grazie infinite. Procedo. Sei mio! Dietro! Bel lavoro, Nick. Il capobanda ci fornirà informazioni sui loro prossimi attacchi. Procedo! Mason, sta arrivando assistenza. Io resto qui, tu continua pure. Ecco la prima tappa. Possiamo più vederci così. Ok, ascolta. Ci sono dei civili intrappolati fra le fiamme. Tirali fuori e io farò in modo che vengano condotti al sicuro. Ehi, Nick, è un piacere rivederti. Ascolta, ti serve assistenza medica? Ci sono tre persone intrappolate là dentro, ma è dannatamente pericoloso. Vabbè, ecco fatto. Dimmi cosa vuoi che faccia. Io penserò alle fiamme. Tu potrai occuparti delle barre. Se serve aiuto, torna qui. Va bene. Morirà. Fuori. Ordine eseguito. Sono dappertutto. La torcia umana. Ehi, si è fatto dalla porta! In arrivo! Portami fuori! Ok, ci resta poco tempo. Il suo respiro è debole. Dobbiamo sbrigarci a portarlo fuori da qui. Ah!
portare fuori quest'uomo. Un altro sta giù. Dobbiamo portare fuori quest'uomo!
resta l'ultimo. È al piano di sopra. Eccolo qua. Lui? Perfetto. Quest'uomo è messo male. Ha inalato molto fumo. Dobbiamo darci una mossa. Presto! Dobbiamo portare fuori quest'uomo! Che hai proprio bisogno di aiuto. Ok, se ti serve aiuto torna qui. Fantastico, sono usciti tutti dall'edificio. Ehi, direi che hai proprio bisogno di aiuto. Ok. C'è un problema agli impianti idraulici del braccio della gru. Dobbiamo aspettare che venga sistemato. Attenzione, laggiù sull'edificio. Mettiti al riparo, qui. Vai morire. Crepa, muori, Mason. E che questo? Ti ucciderò e diventerò. Muori, Mason. Muori, Mason! Ti piace guardarmi? Cerchi Nick, l'elicottero della Zero sta raggiungendo la tua posizione. Finito. Aspetta. Addio, meno male che avevo salvato. C'è un problema agli impianti idraulici del braccio della gru. Dobbiamo aspettare che venga sistemato. Attenzione, laggiù sull'edificio. Mettiti al riparo, qui. Muori, Mason. Quando avrò finito con te, la città sarà nostra. Pericoloso.
Lui sta resistendo, ma non so ancora per quanto. Chiedo il permesso di sparare sui tetti. Hai sbloccato una ricarica extra per fucile a pompa. Hai sbloccato un potenziamento del fucile d'assalto. Hai sbloccato il termorespiratore. Qui il TG di Canale 7. Qui la New York per il TG di Canale 7. Negli ultimi mesi sono state colpite le zone residenziali del centro. Il mese scorso gli attacchi sono stati violentissimi ed è divampato un enorme incendio. La T0 è intervenuta subito, salvando anche migliaia di residenti. Oggi però la nuova unità ha dovuto affrontare una prova molto diversa. L'attivista civile Gabe Pips ha definito teppisti gli agenti T0. Pips dice di avere le prove dei contatti di Wolf con militari stranieri. Secondo le nostre fonti, l'FBI ha aperto un'indagine sul passato di Wolf. Se le accuse risulteranno fondate, la T0 potrebbe essere sospesa. E ora un'esclusiva di Canale 7. Quest'uomo, la cui identità è protetta, sta rivelando straordinari dettagli sulle bande. In un'intervista con Canale 7 ha rivelato di aver ricevuto pacchi e lettere anonime l'anno scorso. Si trattava di inviti a seminari aziendali per un addestramento militare. Lui ha ignorato le richieste ed è stato aggredito. È fuggito per miracolo e ora vive nascosto. Il nostro informatore è convinto di essere stato attaccato per aver rifiutato l'addestramento militare dell'azienda. Ultimissime, i piromani stanno attaccando Garner Square. È proprio lì che domani si svolgerà il corteo dell'AGC per la pace. La polizia ha sfollato centinaia di persone, ma molte altre sono ancora intrappolate. La T0 è in arrivo. A dopo per gli aggiornamenti. Qui Canale 7, primi a darvi le notizie.
sta scatenando l'inferno. Dobbiamo salvare il medico. Presto, muoviamoci! Mason, salva il medico. Ti fornisce assistenza mentre cerchi i civili. Terra, sei in arresto! Possono arrivare da qualsiasi parte. Grazie. In questa zona ci sono due civili. L'ho attaccata quando cercavo di aiuti. Ho bisogno che tu mi aiuti e mi offra copertura mentre li rimetto in piedi. Falli te! Oh, il livello degli obiettivi è salito ancora di più. Affermativo. Nick, offrimi copertura mentre lo aiuto. Vuoi morire? Prendi, ricarico. Vuoi morire? Grazie, torniamo subito all'ambulanza. Fornisci copertura. Io farò ciò che dici. Possono arrivare da qualsiasi parte. Hai mai visto niente di simile? Ottimo lavoro, si rimetterà. Cerchiamo il prossimo. Procedo. Ho altri due kit medici. Occhi aperti, possono arrivare da qualsiasi parte. A terra, sei in arresto. Sono dappertutto. Resta di guardia. Ci vorrà un po'.